per cominciare il Super Derby, il derby numero 69 della storia. Prato contro Pistoiese, tutto è pronto per il calcio d'inizio di questo match che promette scintille, che promette spettacolo. E allora si comincia, questa è Prato-Pistoiese, il Super Derby. Sia Nicoli che la può mettere, Colombi, il tiro, il salvataggio sulla linea di porta. Ancora Arcuri, va fino in fondo, il numero 21, la mette il numero 21, Ortolini di testa, palla fuori, il pallone con il Prato che continua ad attaccare con Aprile, attenzione Colombi, finisce a terra, non c'è provvedimento disciplinare, le proteste per questo contatto in area di rigore. Intanto la conclusione dalla distanza da parte di Frugoli. Ciannamè, avanza Ciannamè, la può mettere Ciannamè, la palla viene sporcata, li mette nell'area, Nicoli, conclusione, la battuta e la parata da parte di Ubertes nell'area di rigore, attenzione la battuta di Trovate, la palla che viene messa fuori dalla difesa della Pistoiese, poi Nizzoli, conclusione, palo, Nizzoli. Tolini va a staccare il suo colpo di testa, il rilancio a cercare Di Biase che è bravo, attenzione al giovanissimo della Pistoiese che la rimette, Ortolini limite nell'area, poi arriva Caponi, conclusione, Falsettini ci mette il guantone, Pistoiese che recupera, ancora la formazione arancione, il suggerimento Di Biase, la parata da parte di Falsettini, parte da 10, Ciannamè palla fuori di un niente, attenzione a Davi, ancora Davi che va ad allargare per Ortolini, la formazione arancione può attaccare Ortolini, attenzione Ortolini, allora attacca Ciannamè, Ortolini la rimette, Falsettini, mischione, la conclusione, la palla che esce con poi il rinvio da parte di Aprili, e intanto si parte, questo è il secondo tempo di Prato Pistoiese. Mobilio, attenzione a Mobilio, passa Mobilio, attenzione ancora Mobilio, il tocco è per Nicoli, la grande chiusura della difesa della Pistoiese, movimento in area di rigore, attenzione anche ad Urbinati, la palla battuta bassa, attenzione, la palla in rete, ha segnato la Pistoiese al minuto 17, passare fino in fondo Nizzoli, la mette Nizzoli, Suare, poi la palla è per Diego Mobilio, si gioca la conclusione da parte di Ba ed è calcio d'angolo, la conclusione da parte di Ba al minuto 28, palla deviata, calcio d'angolo per il Prato, la conclusione di Ibrahima Ba. Ancora il Prato con Renzi, a Diego Mobilio, conclusione, ancora Mobilio va giù, si gioca ancora Renzi, tiro ribattuto e poi la palla per Nofri del calcio d'angolo. Signori, è successo di tutto, al minuto 37 con le proteste da parte dei giocatori del Prato, visto il clima che stiamo vivendo, attenzione a Ibrahima Ba, entrata di rigore, conclusione, la parata da parte di Ubertis, il Prato c'è, l'attenzione, Citro, palla fuori, la può rimettere a Diego Mobilio, la battuta dentro, il colpo di testa, la traversa da parte di Suare di testa, minuto 47, arrivando veramente ai titoli di coda di questa gara, attenzione, espulso Ciannamè per protesta. Parte della difesa della Pistoiese, adesso è finita, finisce qua. E allora la Pistoiese passa a Lungo Bisenzio per 1-0, il gol di Benassi al minuto 17 della ripresa. Giancarlo Favarin che dice: il derby lo vince l'arbitro, perché? E perché? Bastata vedere la presa, l'avete vista la partita, l'arbitro ha fatto di tutto, ci ha preso per il culo dall'inizio alla fine, ha buttato fuori Claudio alla fine che non ci incastrava nulla, poteva passarci sopra, ci sono stati tre rigori, è possibile che non ha visto nemmeno uno,
Cioè io rimango basito di queste situazioni lì. E poi è normale che perdi. Si è preso un tiro sbilenco, si è perso la partita, perché l'episodio in questo momento non ci dà nemmeno una mano, perché un pochino di colpa l'abbiamo anche noi, perché quando metti 20 situazioni sotto porta e non ti rimane in porta una volta, nel senso che le occasioni possono capitare come sono capitate, dobbiamo essere più determinati. Sicuramente almeno la palla per poterla pareggiare ce l'avevamo avuto, non poco, nel primo tempo e anche nel secondo, però quando ti giocano contro così diventa difficile. La Pistoiese, oltre al gol, non ha impensierito, il nostro portiere non ha fatto un intervento, e quindi c'è grande rammarico. L'ho detto anche ai ragazzi, che gli ho fatto i complimenti per la prestazione, ma allo stesso tempo dobbiamo rimboccarci le maniche, perché i punti sono pochi in questo momento, quindi mi lascia fiducia la prestazione, perché devo dire che delle partite che abbiamo fatto, nonostante la sconfitta, questa è stata la prestazione migliore, e quindi ragazzi, comunque da quel punto di vista non gli possiamo imputare niente. Poi c'è da fare comunque complimenti alla Pistoiese, perché comunque sono riuscito a fare un gol. Noi purtroppo, nonostante tutte le occasioni, non ci siamo riusciti, e quindi la partita è andata in questo modo. Poi c'è da dire che io gli arbitri non li guardo neanche. Quando c'è la designazione degli arbitri non vado neanche a guardare chi è l'arbitro della partita. Però in questo caso, l'ho detto ai designatori, l'ho detto all'arbitro stesso, la prestazione dell'arbitro non è stata adeguata alla partita e all'atmosfera di stasera. È stata una partita bellissima. Come giusto che sia, perché è un derby che mancava da tanto, è stato combattuto, giocato bene da tutte e due le squadre. Il Prato ha fatto un ottimo primo tempo che ci ha messo sotto, noi siamo entrati in campo un po' con timore, con paura, e mentre il secondo la squadra poi dopo ha reagito benissimo, ha preso le misure e siamo passati meritatamente in vantaggio. Poi dopo è normale che sia, siamo abbassati un pochino perché un po' per la stanchezza, visto che le ultime tre partite hanno giocato quasi sempre gli stessi.